Sì, continuiamo a parlare di elezioni, ma questa volta non di elezioni politiche, perché la settimana scorsa ci sono state anche le votazioni per il rinnovo del CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, che è l'organo di autogoverno dei giudici, e abbiamo avuto dei risultati importanti anche nella provincia di Taranto. Due magistrati eletti, uno di Martina Franca, il giudice Gian Antonio Chiarelli, che presta servizio a Martina. A Brindisi, scusate, al Tribunale di Brindisi, e poi il procuratore aggiunto Maurizio Carbone, eletto anche lui al CSM, che è in collegamento con noi, a cui diamo il buongiorno. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Innanzitutto, congratulazioni per questo risultato. Mi viene da chiederle, la prima domanda è: al di là, diciamo, delle questioni cui si parla in Italia in questo momento, le correnti della magistratura, forse alla gente interesserebbe di più comprendere come può un CSM migliorare l'azione della magistratura e quindi in qualche modo la situazione della giustizia in Italia? Ma guardi, allora, il Consiglio Superiore della Magistratura è un organo di rilevanza costituzionale. Ricordo a tutti che il Presidente del CSM è proprio anche il Presidente della Repubblica, certo, ed ha il compito fondamentale di migliorare la organizzazione e l'assetto organizzativo degli uffici giudiziari e soprattutto di garantire l'autonomia e l'indipendenza dei magistrati, questo a garanzia di tutti i cittadini. Il CSM, come giustamente detto lei, è il nostro organo di autogoverno. Si è voluto sottrarre la gestione delle carriere, le promozioni, i trasferimenti dei magistrati, anche le sanzioni disciplinari, al potere del ministro, e si è affidato a un organo che è composto per due terzi da magistrati, appunto eletti da magistrati, e per un terzo dal Parlamento. Questo per sottrarre, appunto, le carriere dei magistrati dal potere politico e assicurare quell'autonomia e l'indipendenza dei magistrati, che è un valore costituzionale previsto nell'interesse di tutti i cittadini, ed è questo quindi l'organo che assicura questo principio. Ecco, da questo punto di vista, lei, dottor Carbone, con l'esperienza, insomma, che ha raccolto durante i tanti anni da sostituto e poi da aggiunto a Taranto, anche da procuratore facente funzione per un periodo, qual è il contributo che intende portare a Roma per cercare di migliorare, come diceva, un po' la vita della magistratura in generale, ecco, il funzionamento proprio della giustizia? Guardi, il primo compito sarà quello di restituire autorevolezza al CSM. Purtroppo alcune vicende, quelle della vicenda Palamara dell'hotel Champagne, hanno disvelato alcuni collegamenti impropri tra componenti del Consiglio Superiore della Magistratura e la politica, che cercava di inserirsi nelle nomine dei capi degli uffici più importanti. Bisognerà soprattutto quindi restituire autorevolezza, trasparenza nelle procedure delle nomine e anche celerità. Proprio la vicenda di Taranto, dopo l'allontanamento del procuratore Capristo, come sapete il CSM ha impiegato quasi 2 anni per nominare il nuovo capo dell'ufficio. È un tempo intollerabile, inaccettabile, e bisognerà assolutamente accelerare i tempi. Uffici nevralgici come quelli della Procura di Taranto non possono attendere 2 anni per vedere la nomina del nuovo capo dell'ufficio. E quindi trasparenza, celerità, efficienza. Questi devono essere i 3 principi cardine sui quali dovrà muoversi il prossimo CSM. La mia domanda è questa: c'è una profonda distanza, diciamo, tra la magistratura e poi il mondo reale, mi passi questo termine, quello del quotidiano, quello di tutti i giorni, di chi magari in un tribunale non c'è mai entrato, non sa come funziona. Come si assottiglia, ecco, questo gap, e secondo lei se è necessario assottigliarlo o è giusto che rimanga così? No, invece è giusto assolutamente assottigliarlo. Guardi, credo che in effetti questo divario sia stato aumentato anche da una certa politica che ultimamente ha messo un po' la magistratura nel mirino, e anche, devo dire, lo stato dell'edilizia giudiziaria. In quest'ultimo mese, durante la campagna elettorale per l'elezione al CSM, ho girato molti uffici giudiziari, ho potuto toccare con mano lo sfascio, lo stato di abbandono
di molti palazzi di giustizia, e questo è già un pessimo biglietto da visita per chi si affaccia in un tribunale. C'è tanto da migliorare, e anche, ripeto, l'edilizia giudiziaria, lo stato dei nostri palazzi di giustizia devono essere un modo per avvicinare la gente alla magistratura. Non so se c'è davvero questo scollegamento come lei dice. Per esempio, l'ultimo referendum sui temi della giustizia era proprio stato presentato, ricorderete, come un sondaggio sì, certo, a favore o contro la magistratura, certo, e ha avuto un risultato piuttosto netto, nel senso che nessuno di quei referendum è stato accolto. È chiaro che deve esserci uno sforzo massimo da parte di noi magistrati di presentare quello che è il volto positivo della giustizia, far capire che chi lavora in questo settore lo fa quotidianamente con grande impegno, nonostante le tante difficoltà e una organizzazione non sempre migliore. Ecco, su questo, tornando al tema di prima, il CSM ha il compito di lavorare al massimo, col massimo impegno, proprio per migliorare l'assetto organizzativo degli uffici e anche per porre argine a una certa gerarchizzazione e burocratizzazione del nostro lavoro, che la riforma Cartabia, per esempio, delinea come obiettivo. È un obiettivo che il prossimo CSM dovrà in qualche modo respingere per restituire fiducia ai cittadini, per restituire passione ed entusiasmo ai magistrati, soprattutto a quelli più giovani.